Come anche nel resto del paese è cessata la pandemia, la ripresa economica prosegue. Anche in Campania cresce l'occupazione trainata dai contratti a tempo determinato. Chiaramente poi occorre guardare in profondità il numero di ore lavorate oltre a quello del numero degli occupati. Sta di fatto che in Campania, dal punto di vista INPS, c'è un incremento delle entrate contributive, il che è molto confortante visto che il nostro sistema previdenziale è a ripartizione e le prestazioni sono erogate attingendo alla raccolta dei contributi di chi lavora. Abbiamo però tanti inoccupati in Campania, in particolare donne e giovani, e consentire a loro di entrare nel mondo del lavoro favorirebbe il contrasto alla denatalità che potrebbe creare problemi alla sostenibilità di lungo periodo. Ma il problema lo possiamo risolvere incrementando il lavoro, incrementando la raccolta dei contributi.